Ragazzi, oggi video breve sull'overtraining, quindi il sovrallenamento. Vediamo di capire quando sta sopraggiungendo, quando ci siamo già e come anche risolverlo. Partiamo dal presupposto che raggiungere l'overtraining, quindi il sovrallenamento, sia veramente difficile. Non tutti ci arrivano, anzi quasi nessuno. Veramente gli atleti forti e chi veramente si impegna tanto ci arriva. A me è capitato solo una volta, vi assicuro che a me piace stare in palestra e darci tanto, mi sono allenato anche con gente grossa, e mi è capitato solo in un periodo della mia vita in cui mi allenavo 3 o 4 volte al giorno, sbagliando, ma ho fatto molta più pratica ed esperienza. Allora, quali sono i sintomi per i quali stiamo raggiungendo l'overtraining oppure ci siamo già? Primo, spossatezza, soprattutto cronica, non soltanto a giornate, quindi spossatezza cronica, siamo sempre devastati dalla vita. Può essere data anche da altri fattori, quindi non solo dall'allenamento, ma diciamo che se la nostra vita è simile a quella degli altri, insomma, abbastanza occupata con degli impegni, casini, eccetera, solitamente stiamo arrivando, quando abbiamo questa stanchezza cronica, soprattutto nell'andare in palestra, i carichi non vanno su, non riusciamo a far niente, vuol dire che siamo arrivati in sovrallenamento, o comunque ci stiamo arrivando. Il sovrallenamento quindi si trova grazie alla stanchezza cronica, la percepiamo, e anche, secondo me, ai problemini articolari. Quando infatti ci stiamo allenando troppo, il nostro corpo è una macchina perfetta che inizia a darci dei segnalini, giustamente, perché così non rischiamo di farci male. Se noi non rispettiamo questi segnali, alla fine tacca, arriva l'infortunio. Poi può arrivare l'infortunio anche senza i segnali, però diciamo che il corpo ci fa questo favore, perché non accettarli, no? Perché non ascoltarli? Quindi quando iniziamo ad avere dei dolorini articolari, che possono essere a livello muscolare un po' troppo esagerati, magari non riusciamo più a recuperare come si deve, oppure addirittura gomiti, ginocchia, spalle che iniziano a incriccarsi, dobbiamo ascoltare il nostro corpo e capire come procedere. Direi che questi due sono i fattori più importanti per capire l'overtraining, se ci siamo o no, e ricordatevi che è difficile arrivarci. Stanchezza cronica e dolorini sempre in cronico, nel senso non abbiamo male solo un giorno, ma sempre quando ci alleniamo, quando ci muoviamo, c'ho male qua, c'ho male là. Come evitare l'overtraining? Modo chiaro e giusto, con un coach che sia bravo, programmate bene le cose, progredite con calma e dovreste riuscire a fare tutto. Altro discorso, anche senza programmare, almeno capire quando sia il caso di fare uno scarico, che può essere giornaliero, settimanale. Più di una settimana di scarico dall'allenamento non penso ce ne sia bisogno, però diciamo che può dare una mano capire questo. Questo per riprendersi a livello articolare, mentale e tutto. Questi sono i modi per prevenire l'overtraining, quindi giocare d'anticipo. Se siete già in overtraining e ve ne accorgete, la scelta più intelligente è scaricare o con del recupero attivo, ma se siete in overtraining è meglio proprio stare a casa dalla palestra, vi fate qualche passeggiata. E attenzione ragazzi, vi ripeto ancora una volta, l'overtraining non è così facile da raggiungere, perché dovete veramente spingere tanto. Se voi mi andate in palestra 3 volte a settimana, spingete il giusto, avete un fisico tranquillo, non siete dei bodybuilder enormi, eccetera, è difficile che voi abbiate questo problema del sovrallenamento. Vi ripeto, a me è capitato allenandomi 3 o 4 volte al giorno, 7 su 7, svegliandomi presto la mattina, che sicuramente non aiuta, facendo tardi la sera, quindi è stato un periodo un po' di merda per tutte le mie progressioni e casini. Ho riconosciuto di essere in overtraining, ho avuto qualche dolorino articolare, stanchezza cronica, ma addormentavo ovunque. Ragazzi, ho capito, dopo un po', non subito, e ho staccato la spina, nel senso che ho deciso di stare a casa completamente, o almeno di non allenarmi. Ho fatto qualche passeggiata, magari un po' di cardio, se andavo lo stesso in palestra perché mi piace l'ambiente, facevo un po' di cardio e basta, e ci siete. Quindi queste sono le opzioni, non ci sono tanti altri metodi, ok? Vi dovete riposare. L'unica cosa è capire quando il vostro corpo ve lo sta dicendo che dovete riposarvi, ok? Attenzione a non sbagliarvi con la vostra testa, nel senso, oddio, oggi sono stanco, non c'ho voglia, devo far fatica. Questo non è sovrallenamento, siete delle pussy. Detto questo ragazzi, spero sia stato utile questo video, ci vediamo alla prossima.